Oh, eccoci qui. Buonasera a tutti, buonasera Arlok. Come stai, bello? Come stai? Buonasera anche a te, Axel. E c'è anche Fanzio. Ne hai fatte tre di fila, bella, eh? Ne hai fatte tre di fila. Sono contentissimo. Tre di fila, sono Ci sentiamo? Sì, ci sentiamo. Ok. Aia, che male, c'ho un brufolo qui, mi fa un male cane. Come state, belli? Stasera finalmente continuiamo Bayonetta. Siete contenti? Siete contenti? Intanto lo apro subito, infatti. Adesso c'è anche bisogno di questo. Oggi al lavoro è stato un delirio. Sega. Marca puttana dell'audio, mi hai fatto prendere un colpo. Puttane, puttane. Sega. Quella che ci faremo con Bayou. No, 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 no,
ristoranti o non ce n'era uno che si salvava. Poi sono tornato a casa, i miei non mi hanno detto che sono usciti, non c'era un cazzo da mangiare, mi sono dovuto fare anche la cena. Bordello. Finalmente possiamo funzionare il controller, sì. Continuiamo. Tra l'altro è la prima volta che streamo un Bayonetta con questa connessione. Chissà come si vedrà. Oggi siamo sul server di Milano. Perché ci piace, figa. C'ho un sacco di soldini. Che tra l'altro questi fatti tutti durante il video. Durante il video di un'ora sul canale YouTube. Ah, la frusta, è vero. Col cedra. Tra l'altro, ci sono i tesori di Rodin, che sono dei profumi, letteralmente, che se... Questi sono dei profumi che vi sbloccano degli outfit unici in base all'arma che usate. Tipo questo, come ho fatto vedere a Fata la prima volta, è l'outfit da Mistress. Quando usi la frusta. La dominatrice. Bellissimo. Potete vedere il culo di Bayonetta fortissimo stasera. Siete con Dandy? Giochiamo. Eh sì, ci ritroviamo qua, ok. Tanto sono... Where the hell am I? Ho risolto anche il problema. Quindi domani è il gran giorno. No. Perché devo ancora scegliere i cazzo di incantesimi. Porca puttana. Purtroppo lavora e... Col fatto che lavora alla Epic, Però stiamo a tanto così. Un po' me lo aspettavo, No, ma tranquilli che se lo dico in caso. Cioè, ovviamente non ve lo dico il giorno prima di certo se si gioca o meno, perché mi pare anche poco rispettoso. Magari avete i cazzi vostri. Eccola qua. Quel cedra, una frusta posseduta dallo spirito dell'antico demone serpente, è in grado di evocare il potere di questo demone tramite il portale situato sull'impugnatura e può essere utilizzata come una normale frusta. Come si metteva il profumo? Eccolo qua. Mi ricordo i pulsanti. Ok. Dove? Eccolo qua. Eccoci qua con i... no, vabbè, dobbiamo andare un po' avanti. Perché qua c'è la telecamera del cazzo. Madonna. Abbiamo i begli stivali da Mistress. Ah, è vero che adesso li vedete tranquillamente. Mascherine e stivali da Mistress. E tra l'altro... La nostra emote corta e lunga è questa. Quando siamo con questa, quando siamo con delle armi diverse, cambiano. Non so se è anche quella lunga. No, però cambiano le emote. Questi sono dei piccoli dettagli che sono molto molto deliziosi. Non mi ricordo che cazzo faceva la frusta. Ah, è vero. È
Era tipo aggancio. Perdonatemi che io, giocandoci soltanto una volta a settimana, adesso mi devo ricordare ogni volta i cazzo di... No, qua presentano sti figli di puttana, è vero. Che palle. Tra l'altro questa zona, ricordatevela perché la vedremo in futuro. Non mi ricordo se in questo gioco o se in un altro, ma la rivedremo. Non c'era un segreto qua nei dintorni. Ok, mi ricordavo cose. Madonna, questi sono il nemico più cancro di questo gioco. Però sono contento, Harlock, che ci avete l'hype di provare, dai. Sono contento, sono contento. Già mi sono fatto alcune scenette. Ecco, vedi. Pezzi di merda. Vai, su. Dai, ah, cuccio. Dai, 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 dai. No, no, no. Tra l'altro queste in futuro saranno bellissime nel 2, perché le vedremo mentre... Vattene a fanculo. Bella. Ah, cuccia bello de mamma. Tra l'altro di pesca proprio si gira, ma a dettagli. Ah, un altro, già un altro. Ecco, questo è solo un frammento, vuol dire che ne dobbiamo trovare altri per la prossima arma. Tra l'altro ogni arma è doppia, perché mi pare, non vorrei ricordare male, che la frusta, tutte le armi le puoi mettere anche sui... Ah no, è vero, in questo no. Solo nel 2 puoi metterla. Puoi mettere frusta alle mani e ai piedi, ed è bellissima. Fa delle robe di breakdance incredibili. Che facevano sti robbi? Ok. Questo che cazzo era? Erano i due lanciafiamme? La motosega? Ma... Ehi! Ma... Stai a... Ok, è morto. Non me lo ricordavo. Ho sistemato quella cosa delle cazzi. Sì! My lipstick. Te che mi racconti di bello, Harlock, invece? Zio, ma che cazzo gli fai le foto? I've often seen a girl without lipstick, but lipstick without a girl? Most curious, isn't it, Cheshire? What's also most curious is how a child like you has kept afloat in this town. The name is Luca! And don't you think it's a little strange to be worried about my well-being? Sure, the Festival of Resurrection has peaked security. Vabbè, dai, la normalità non è per forza una cosa brutta, eh? Can you blame them? Besides, when you look as good as I do, security isn't a problem. But a killer like you, on the other hand, I'm sure you've found a way. That little girl. I've seen her somewhere. Sei, vabbè, va. Perché Bayonetta ha incontrato una piccola bambina. Davvero piccola. Molto piccola. Hey, don't go freaking out at me. We both know you came here for something.
But what you don't know is the closer you get, the harder it's gonna be for you to get away from me. Sì, rispetto a Bayonetta è tipo alta così. Gli arriva neanche al ginocchio, mi pare. Chissà chi sarà mai quella bambina che c'ha gli stessi nei di Bayonetta, c'ha gli stessi occhi, la stessa faccia, la stessa tutto del Bayonetta. Chi sarà mai? Una giovincella? Però Bayonetta è lei. Che ci fa una bambina Bayonetta, una baby Bayonetta? Lore, perché c'ha anche una storia bella questo gioco. All I see when I look at you, the real you, is the truth. The truth is, you killed my father. I don't care who believes me. They can't reject the truth. The truth will set me free from your black stain on my life. Se fai sto discorso con sta faccia, però, me... vabbè. Then, I'll have okay. And I'll do it without stooping to your level. Because I'm not a heartless witch like you. Whoa, whoa, whoa. What are you gonna do? Perché lui fa tanto il gradasso, ma se caga. It would only prove everything I've said about you. Well, that and sadden the hearts of a number of young ladies. Claire and Trish and Sylvia and Amy. Mia cazzi. Oh, you don't want to piss her off, let me tell you. Hell hath no fury. Vabbè, 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 sì, dai, giapponesi, su. Ha fatto una bella palpata, dai, dai. Vabbè, 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 il cameraman sa fare il suo lavoro, l'abbiamo capito. Bellissime ste cutscene comunque. È proprio quel giustissimo filo tra l'erotico, il divertente. È proprio, sono proprio perfette perché non sono brutte, cioè non sono esagerate o volgari. Sono proprio belle e andranno solo a migliorare. Il senza paura, ecco di qua. Dai, affanculo, questi li odio. Allora, un attimo, vaffanculo. No, dai. Sì, così io li... Porca puttana, odio. Ma perché non mi si sta attivando il sabbat? Nya! Vaffanculo! Oh, eccote qua, cucciolo di mamma! Vai, vattene a fanculo. Su. Sti cosi c'hanno dei frame di animazioni improponibili. Ammazza, è vero che comunque li può alzare Bayonetta, cioè me lo dimentico sempre. Che può alzare i golem, quelli grossi come una madonna. Vuoi che non alza sti cucciolini? Ecco. No, ho fatto l'animazione. Si poteva tornare indietro, però mi pare che c'erano dei segreti qua.
mi ricordo dei segreti. Ma che me lo sto... Ma non credo. Eh no, non mi ci fa andare. No, corvo! No, voglio quel corvo. Vieni qua, torna. Spawn. Mio. Tuo libro di merda. Ah, no, è vero, quelli... Madonna, mi sto confondendo con Bayonetta 2, vaffanculo. Che sul 2 ci sono degli scrigni nascosti che sono tipo delle sorta di prova a tempo, che devi far parkour. Ma va... Beh, è poco rotto sto oggetto, fa diventare notte. Sicuri che non posso tornare indietro? Ikdo. Ah. Arrivo merde! Nah. Oh, ma hai rotto i coglioni! Pensavo di arrivarci e invece... Ah! Vabbè, questi ti fanno le go... Sono morto? Sono vivo! Ella! Aspetta, che ci abbiamo 0 HP. Morti? Che parto. Dio Cristo, pure questi no. Ez più o meno. Adesso se ci toccano ci sciottano. No, ma sono morto. Ma pure se... Sì, sì, ma pure se do una... Per sbaglio una botta di mignolino, ero morto. Perché Bayonetta, come vi ho detto, c'ha questa cosa che ti collega le cutscene al combattimento. Loro, se le cazzi fanno te stanno arrivando addosso, te stanno arrivando addosso per sfotterti il punteggio finale, perché così non prendi il platino. Oddio, devo rifarmi loro? Cucciolino! Ah, fanculo! Poi c'hanno delle animazioni, sti stronzi! Mannaggia, bella! Ecco, uso le armi di tuo fratello, sei contento, stronzo? Eh? Dai! Li ha ammazzati, vai! Ehi! Venite qua che uso la motosega! Che mi piace la motosega. Che bella sta animazione. Questo in panica sotto l'angelo. No 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 no.
L'angelo che impanica mi fa. E ovviamente ce l'abbiamo adesso come arma. Buona merda. Perché è tipo oh. Tra l'altro quella, mi pare che in Bayonetta 2 diventa effettivamente una un'arma. Puoi fare doppia motosega, braccia e gambe, e diventi un frullino vivente. Fatto caccare non sulle combo, non sul tempo, ma sui danni che prendo. Perché io rimango sempre molto gatsu dentro. Cioè devo esplodere fortissimo, se no non sono contento. Non era questo? C'era un segreto di qua. O sto sempre ciccando con Bayonetta 2? Può essere. Può essere. Non ricordo che cazzo di arma sblocchi qua. Sinceramente. Questa sarebbe lore se un giorno la leggiamo, ma non è questo il giorno. Tanto tra un po' mi sa che ci sta uno dei demoni che probabilmente vi piacerà parecchio. Ma parecchio, 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 parecchio. Il demone della gioia, possiamo già immaginare che cazzo sia. Dimmi tutto. Ah ok, non è la stessa animazione, pensavo ci avesse da dirmi qualcosa. Ce l'hai la tecnica di quel pipistrello di merda? Ancora no, perché quella è la mia tecnica purtroppo. Se non mi dai quella io faccio un po' caccare. Cioè, un po'. Questo come si faceva? Un clown? Botanon, però va bene. Com'era? Così, no? No. E non mi ricordo come si fa. Eccola. Che belle ste cose. Intanto l'ho fatto vedere anche nel video, che non so se l'avete visto molti di voi, perché era un po' avanti quella piccola chicca che vi ho fatto, che ho messo. Ci ho messo proprio, l'ho proprio montata. Vediamo se troviamo un muro. Che no, qua non fai i proiettili. Bayonetta, se continua a sparare verso un muro, a una certa comincia a fare o una B di Bayonetta o un cuoricino. È tutto pieno di questi piccoli dettagli che sono bellissimi. Mi sa che c'è sta proprio adesso, Joy. Dottore di Jormung. Vabbè, quello stronzo del serpente mi pare che è. Non mi ricordo. Ci sono i topolini. 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 Scusate. Andiamo, andiamo. Oh, Cristo, bambino. Mo ci stanno pure quell'altri, è vero. C'era il topo in prima, era quello di Fatal. Nah, strill. Ciao, bello. Come siamo? A due, manco uno. A calci nel culo, dai. So. Condendo. No, voi siete molto più prevedibili, mi dispiace. Vaffanculo, quella no però.
Ma guarda lì, pezzi di merda. E là. Altro che quello mentre... E beh, dice, vabbè, tanto dopo tocca a me. Affanculo. Questi... Madonna, che pezzi di merda. Madonna, attacchettate sul culo. Dettaglio, bellissimi cuoricini mentre schiocca, perché vanno fatte vedere ste robe. Sto facendo cacare stasera, ma questa è proprio la dimostrazione che quando tu stai in live, che devi anche un attimo parlare, un minimo interagire con le persone che hai... Mamma mia, che schifo che ho fatto. Baionetta, che cos'era quel... Ah beve. No, no, scendi, te prego. No, no, no. Che devi interagire... Devi interagire un minimo con le persone. Il gameplay va a fanculo proprio. Completamente. Sì, oltre ad andare il... Madonna, Gesù Cristo, non vedo. Non lo... Vero, me l'ero dimenticato, ok. Ci dovrebbe essere... La mia testa! Aiuto! In a man and a mystery. Affanculo! Ora faccio vedere io! No, m'ha preso! Va a cagare la telecamera di merda. Porco, porco. Tutte ste morti ovviamente sono... Sono punti in meno. Mi pare 5.000 a morte. Una roba del genere. Cosa... E vaffanculo. Sono riusciti a prendermi. Mannaggia. Insomma, ha preso. Io gli secco così. Guarda che qua con la telecamera che si sfotte tutta ogni volta che fai un passo è un... Dove cazzo devo andare? Di qua mi sa. No, di là ci sono. Ah, devo tornare giù, che palle. Che si è sbloccato Alfheim o Alfheim o come cazzo si chiama. Ti prego, non una challenge infinita come l'altra volta. Ti supplico. Rimani in aria. Rimani sospeso in aria per un tempo determinato. Vabbè, ma è easy questa. Aspetta. Ella. Per un minuto. Cristo bambino. No! Ella! Un bambino che mi appare sotto, per favore! Nye! E vaffanculo!
Bambino. Bambino. Questo è tutta di coordinazione, purtroppo. C'è il segreto del sparare per rimanere in aria, ma non è così, sì. Allora, fatto che sti così. Ma sti bambini di merda si tolgono da sotto. Guardali. Un bambino. Un bambino di merda. E va. Si tolgono da sotto i coglioni. E vaffanculo però. E dai. Cioè io ho capito che vi secco, ma Cristo Dio. Ma vaffanculo se tolgono tutti da sotto il ca... Bambino, uno. Sabagumo, no, ma non li posso neanche seccare. Hanno tolto l'anti cheese. Devi per forza saltare brutalmente. Bambini del cazzo! Così sembra... Sì, no, quella per farsi la prima parte è molto easy, ma perché quelli sono grandi, quindi non c'hanno l'hitbox che ti fa cadere giù come una pera. Allora... Dai, qualcuno scenda e vaffanculo. Perché mi ha fallito?
No, questi non li posso fare ste cose. Che parto, che parto. Ma non posso mettere la telecamera così, no? No. Mi sto divertendo tantissimo. Dai, dai! Vabbè, una certa pure quando atterro faccio divento una cazzo di... Vai, attaccano pure sti cosi, tra l'altro, eh. Avete capito come l'ho farmato di 160.000? Qualcuno mi venga sotto! No. Ma poi guardali che se ne vanno a fanculo in giro. Da baione però, che cazzo. Già abbiamo una situazione molto precaria. Tu te metti pure a cadere. Fai il mega cazzo jump. No. Sì, ridono pure perché sono bambini, no? Che devono rompere il cazzo. Però ho visto una tattica, forse ho visto un modo per giurare. Sì, però che cazzo, dovete avvicinarvi, mannaggia Eva. Non ci arrivo. Vaffanculo. Venite qua, porca puttana di bambini. Ma io con che voglia mi mettevo a fare ste robe quando ero più giovine. Andiamo a mangiare, bambini, andiamo a mangiare.
No, dai, perché poi sti cosetti sono piccoli. La virgola cambia tutto. Come sempre. No, dai, si è tolto da sotto il... No, qualcuno si avvicini! Qualcuno! No! No! Dai, sei di te posizione. Mamma mia, ero concentrato come la merda! Porca puttana! Perché il fatto è che una certa è difficile mantenere la telecamera bene. No, dai! Madonna! Sono caduto, se qualcuno non esce, vabbè. Volete salire, bambini del cazzo? Scusate. Me ne frega un cazzo. Ma scusa, ma come ma è una cosa in cui devo rimanere in piedi? Ah beh, forse se lo fai alla prima. Vero, vero, non già avevo pensato. Via, via, via da questo posto di merda. Via, 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 via. Non c'ho più l'acqua. Finita l'acqua. E c'è più vino. Ok. Arrivederci. Sì, Harlock. Grazia divina, sì. Ma non c'era un... Mamma mia, la mia... Mi ricordo che qua c'era un... Edzut. vabbè, calmissimo. Non di qua. Di qua. Mi sto rincoglionendo, porco Gesù. Eccola, qua c'era un piccolo segreto. Non è un segreto.
Che è sto rumore? Gesù Bangladesh. Non mi ricordo se bisognava andare sopra. No, perché questa una volta che la superi non ci puoi più tornare indietro. C'è troppo silenzio, sono io. No. Ah, beh, tanto appena mi giro adesso fa fight, no? No, oh, Gesù Cristo. È appena apparso un achievement con scritto ti piace vero. Essere sadico, forse. Ciao Arlok, grazie mille per essere stato con noi, bello. Buona sopravvivenza per domani. E dormi bene. Ne vaffanculo. Ah. E dai. Dai. Te ne vaffanculo, vai. You want to touch me? Vado a cam, bebe. Sì, ti hanno toccato pure troppo, Bayonetta. Ti hanno fatto malissimo. Sì, ma questa. Ma che cazzo serviva? Domanda. Serviva a passare quello. C'è un'altra sfida. Le facciamo, ovvio. Calci e pugni limitati. Ah. Questa è. Cazzo, questa è complicata. Quanti sono? 10k? Buonasera Kairux, come cazzo? Come stai? E vaffanculo! Come va, bello? Benvenuto in live. Io tutto bene, tutto bene. Sì, sono un po' frastornato dal lavoro, che domani devo andare a fare anche le olive e devo anche lavorare, ma vabbè. È una volta ogni tanto. Ma come cazzo li batto con. No, sono contento, sono contento. Questo è il periodo. Ok. No. Manco. Deve. Per ucciderli tutti e due devo fare delle robe che li prendono tutti e due. Perché se focus su 10 tutti i colpi su uno, non faccio un caso.
vecchia che... Allora, ma no. Questa no. Questa no, mi dispiace. No, 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 no. L'unica c'è, va bene. Ci provo un altro, giusto perché il mio orgoglio me lo dice, ci provo un altro paio di volte. Sti nemici che cancri, porca puttana. Vabbè che effettivamente... Che guarda che... Che cazzo di finestra c'hanno! Del Sabbath! Ah! Gna. Però posso uccisarla con la spada. Mi sono dimenticato che non ho soltanto i cazzotti. Tecnicamente ho anche la frusta. Però vabbè, a dettagli. Ti prego, caricalo, sbrigate. No, questo non ce la faccio. Anna, che finestra del buco del culo che c'hanno. Madonna. Dai. No, sbaglio. Dai. Caricalo al massimo. Vai. Ok, uno. Mori ammazzato, c'avevo anche un altro pugno, c'avevo. Ok. Me ne frega niente che ho fatto il bronzo. E anzi, mi vesto pure da mistress. Già che ci sono, mi vesto pure da mistress. Dove sta? Dammi la frusta. Che siamo bellini vestiti. Vabbè, culo a parte. Che mi racconti di bello invece tu, Garrus? Che mi racconti di bello? Ah, oh, mal di pancia. Si sì, c'è quel mal di pancia. Di qua. Vai, 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 vai. Ni 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 ni. E ci vedo cazzo. Ok. Buonasera Vittorio, come stai, bello? Ah, eccolo l'altro pezzo di arma. Che arma era? Ah, i bracciali, gli artigli. È vero, me l'ero dimenticato. Ovviamente, indovinate qual è il costume con gli artigli? Ovviamente, orecchiette da gatto. Guarda, DBD è andato benone. Nel senso? Avete fatto dei... Avete fatto una buona partita e vaffanculo che infarto mi avete fatto prendere, però. Tocca, no, non gliela faccio, sto troppo dietro. Oh, mamma mia, che al pelo! Che pelo! Ad un posto dove frasevi. Oh, meno male, sono contento. Vabbè, vinto, quella è tutta pratica. Il cameraman, come al solito, sa fare il suo lavoro.
Ah, io perché lì da voi è obbligatorio poi, Gaerux. Mi dimentico sempre. Ah, è vero che carchio di... Piace danzaro. Ah, thank you, lo. Ma sei infame. È molto anoressica, è poco nel 2 più tic. Ah, ok, figata. Bello, bello. Ho vinto, sì, non sono morto senza che me ne accorgevo. Avevo detto, se sei abituato a fare il killer, immagino che l'hai tipo devastati. Giustamente anche. Combo e tempo sul platino. Che cos'è, Fer? Ah, c'è il piccione. Giustamente. È pulito. Sì, un altro LP, zio. Dammi gli artigli. Che belle che sono le Durga. Mamma mia. Tra l'altro sono bellissime di proprio in game. Le prendiamo doppie. Tesoro di Dio, c'hai già il profumo? C'hai già... Non c'ho i soldi, zio, però. E lo compro più tardi. È un attimo, da Dead by Daylight là un attimo, cioè. le durga belle, le durga. Togliamo quella frusta perché qua fa un po' cagare la frusta, sarò sincero. Allora, il bello delle durga è che possono, sono appunto quelle dei tizi, però cambiano. Sono bellissime, ovviamente fuoco sono più lente. Madonna mia, quanto le adoro le durga io. Le adoro. Mi ricordo le combo però, lo sapete. Altro fulmine. Scusate un attimo il bordello che sto facendo, ma devo... Ok. Io perché a CS non ci gioco molto, quindi quando fate queste cheat o questi robi io proprio zero. Ah, è vero che la breakdance con queste cambia. Ok. Mi ricordo con quelle del fuoco che cazzo fa. Ah, uguale. Niente di... No, baglio! Ma vaffanculo!
Ok. Porca putt... Ella. Che cosa c'è qua dentro? Un pezzetto di cuore. Tra poco ci dovrebbe essere il demone, quello che ci farà fare un sacco di... Ci arrivo! Fa un sacco di fanservice, in teoria... Oh, Cristo, no, un'altra volta. Volevi, zio. Questo mi tocca, mi sciò, esatto. Ma porca... Ma perché? Oh. Ma dot, ma non mi fa frifa da qua. Ma tra l'altro devo rientrare pure a prendermi i Durga. Ah, che cazzo, pensavo. Che figa, capito un attimo. Oh, c'erano delle cose lì. Non l'avevo vista. Dai, baglio! No, devi fare questa cosa, ok. Ma io posso fare tipo... Ah, ok, sì. Saperlo facevo prima. Ok. È vero, non mi ricordo qual è la... Oh. Perché non sto facendo il... Oh. Ah, è vero, questo è quest'altro momento. Me lo... Eccoci, eccoci un attimo. Tranquillo. C'è un quick time event? No, ok. Assacrascia, sei serpentese. Taken care of in the manner I see fit. Your assistance is not required. Rivincita. I suppose coming here has given you a second wind. Feeling better, Bayonetta? Who are you? And don't you dare say my long-lost sister. Sister? You've quite the active imagination. You and I once fought for the jewel upon the crown of the Umbra throne. Loro due sono le ultime streghe. Now that you've returned, my sleeping beauty. It is time to finish that fight. Però perché se l'amica di Bayonetta sta attaccando Bayonetta? Che è successo? Gli ha rubato il fidanzato? Non credo. Time for daydreaming. Le cutscene sono bellissime. Sempre ovviamente sensuali perché ci sta. Yeah.
Io voglio sapere chi ha fatto le coreografie delle cutscene comunque, cioè gli voglio dare un bacio. Sono proprio belle. Cioè un po' di incazzo. Il cameraman sempre sul pezzo comunque. Giustamente li usa pure lei i demoni. Cioè, mica solo io. Il cameraman fa il suo dovere, eh sì. Bastarda. Tanto questa è una boss fight anche molto difficile. Ah cazzo, pensavo di prenderla. Ha vinto lei, questo quick time event è difficilissimo, affanculo. Tanto stiamo combattendo su una maceria che vola tipo a 2000 km orari, però vabbè. Ah. Era ora. No, m'ha battuto. Non ce la faccio, vaffanculo. Ah, a cagare. Questo è un problema che ho scoperto, che è fatto dal porting per PC. I quick time event sul porting per PC sono difficilissimi. Perché, boh, non so se sapete proprio la tecnica dietro agli FPS nei videogiochi, che effettivamente più FPS danno più range di input all'interno di un gioco. Però se il gioco era programmato e strutturato per girare a 30 FPS, se tu lo metti a 60 c'ha dei problemi. Tipo Bayonetta per esempio c'ha problemi con i quick time event, perché appunto tu devi andare ancora più veloce nel farli, ed è infattibile. Infatti se notate, durante le fight ne faccio veramente pochi al 100%, perché è impossibile quasi molte volte. Idem questa cosa succedeva su Dark Souls 3 o i Dark Souls 1, con la mod che te lo fa girare a 60 fps, i parry sono improponibili perché ci stanno proprio dei problemi di frame. Infatti non so se metterlo a 30 fps per un po', perché qui non posso metterlo un frame limit, perché questo è un problema vero. Perché lì quelle, se non fai al 100% quel quick time event, ti prendi una pizza in bocca. Aspetta, vedo se posso cisarlo. È il sinistro del mouse. Proverò a spammare sul mouse. Proverò a spammare sul mouse, ma non credo. Ah,
Tanto ogni volta mi devo rifare sto cazzo di robo. Ai. Allora, concentrazione, dai. Bastarda. Ah, l'ho mancata. Dai, dai, già prima fase fatta. Volevi? Usa la katana pure lei, c'ha le stesse armi nostre. Infatti Jean è utilizzabile quando finite il gioco e c'ha tutte cose sue. Uè? Uè? Dovevo che facevi quella puttanata. Allora proviamoci. Sì, funziona. No. Ma vaffanculo. Sì. C'ero io che spammavo sul controller, sul mouse. Me? This is a waste of my time. You're still not ready. Ma vaffanculo, va, Gian. Ecco, la sua trasformazione in felino fa veramente cacare. È proprio brutta. Può diventare anche dei volatili. Queste sono tutte robe che vedremo, perché fa anche baionetta. Ma niente, mo giustamente fa, porco Dio, ma posso far lavoro io sta roba? Possiamo diventare un bel ghepardino! Sì! Sì, lo so, lo so! Sì, finalmente ci abbiamo lo scatto, sì! Mamma mia, guardala che bellissima! Oh my! Cameraman è sempre top di qualità. Vabbè, sì, questo è E.T. vuole tornare a casa. Praticamente. Quante fight ci sono qua? Non mancate tre? Fatto cacare i primi quattro capitoli, li ho fatti platino. Questo l'ho fatto proprio schifo. Qua proprio cacare. Non lo voglio giocare, Angel Attack. Mystery. Oh, eccoci qua. Fammi entrare prima però dal diavolo. Perché voglio vedere se ho sbloccato finalmente il pipistrello, vaffanculo. Sì! Ecco la forma pipistrello! E forma corvo. Ma forma corvo non ci ne frega un cazzo. Io voglio la forma pipistrello. Che è una schivata ancora più... Non la posso comprare. Sono triste. Sono triste. E niente.
Non userò la forma pipistrello. Oh, eccoci qua, a casuccia. Set face, purtroppo, sì, è la vita. Non si può sempre avere tutto. Che arma c'era qua? I nunchaku? C'erano dei nunchaku? Don't remember? Adesso abbiamo la forma di ghepardo comunque. Sì. Sì. Che bello. Sì. Faccio così perché voglio i soldi. Questo. Oh, che cominciamo subito! Vaffanculo! Ah, cuccia! Mamma mia! Bella. Fatti da davanti, o si stronzi! Madonna! Ah, volevo schivarlo, non ci ho fatto in tempo. Oh, ma te ne vai a fanculo! Che cazzo! Cagamento di minchia! Mi prude il braccio, fermi tutti. Gna gna gna. Sì, lo so, sto facendo schifo, ragazzi, ma è perché devo fare anche il cretino in live, perché... altrimenti ci vuole un po' di... Ah, è vero, prendi cuore. Un po' di contenuto. Non c'era nient'altro? No? Oddio, no, è vero, qui. Oh, c'è quella, la nostra piccola baionetta. Baby Baio. Gesù solo sa che cosa è successo nella sua infanzia per farla diventare la baionetta che conosciamo. Questo era un segreto? Assolutamente sì. Piotto come Raulo. Ci stanno altri segreti? Sicuri? E tanto la statua è rotta, quindi vuol dire che c'è una fight. Sobri. Vedete, non riesco mai a fare l'ultimo pallino. È incredibile. No, zio, a questa devi attaccare. Dov'è l'altro? Dov'è? Maledetto. Ma, zio, ma vuoi venire ad attaccarmi? Ok, vabbè. Non so che cazzo stavi facendo, però. Oh. Madonna, quanto mi sto dando sul cazzo!
Da. Su. Tanto adesso devo vederla l'animazione unica che fa con questi qua di guanti. Voi non avete idea di quanto sto spammando per farmi. Mi fa male il dito ogni volta. Buono, eh? Lo so, buono. Bello de mamma. Tanto questo neanche è... Questo è quello, il demone più debole del Bayonetta. Ci stanno... Vabbè, poi li vedrete. Tra l'altro le cose che dice quando si spoglia, tra virgolettoni, fa quelle evocazioni, sono effettivamente i nomi in una lingua che non mi ricordo come cazzo si chiama, che esiste anche, tra virgolettoni, in vita vera. Sono i loro nomi. Questa è l'animazione? Quella lunga? Uguale. Puoi follow-appare. Figata. Questo invece... mi piace. Ok. Ah, lo puoi fare anche con questo. L'esplosione. Bello. Cambia l'animazione se è di fuoco? No, è sempre alquanto zozza. Sobrio. E tra l'altro le mani che sorreggono le statue sono le mani di Lady Butterfly, che è il demone principale di tutte le streghe. Infatti se notate c'ha l'ombra fatta particolare, quando fa il doppio salto gli escono delle ali dietro. E è in generale quella che usa quando mena con i cacchè. Attena affanculo! Oh. Che è successo? Guarda che piccola baionetta, che cuore, che carina. Che tra l'altro devo capire com'è diventata da così a così. Però va bene. Mi ricordavo che... non spawnava una challenge qua se tornavi indietro. Che me so fumato. Steroidi probabilmente. No, in realtà là neanche steroidi, là è proprio testosterone, quello proprio femminile, come si chiama? Estrogeni, a stecca proprio. Vero che questo ha fatto tutto di fila. Eccomi! No. Sì. A vita, proprio gli davano a colazione. Mio Dio, le mie orecchie. Ma si sono buggati. Dai che mi servono i punti, devo recuperare. Perché se voi tauntate diventano stronzi. Fatevi tauntare. Esce. Bastardo.
Sono riuscito a tauntarli tutti. Oh, senti, vattene a fanculo. Mamma mia, il la minore poi tra l'altro. Che brutto, perché mi brutta così tanto il braccio? Aspetta, forse adesso è apparsa la challenge. Ah, eccola. Me la ricordavo. Me la ricordavo. Che cosa è successo? Va bene. Te prego, una challenge cancro. Te prego, non c'ho voglia di mettere. Voglio finire almeno questo capitolo stasera. Usa gli attacchi tortuga. Esegui gli attacchi tortuga previsti e sconfiggi tutti gli angeli prima dello scadere del tempo. Ok. Dai, dai che ci abbiamo roba da fa'. Putina. Affanculo. Madonna, ci hanno messo i tumori. Perché? Pa, perché? Por Dios mio, Madre Teresa, Santo Gesù Cristo. Tutti. Ok. Perché quello è in rage? Aspetta. Mano. Dai, su, uscite. Si è fatta mattina. Vieni qua. E vieni qua, Gesù, porco. Dai che questa animazione però richiede un sacco di tempo, so. No, dai, no. Sono morto. E invece. Mia. Dai. Guardate che mi stanno cominciando a sudare le mani a forza di fare combo sul sto controllo.
Allora. Ma vaffanculo. Si sta facendo tardi anche per me. Ok. Si sta facendo tardi anche per me. Il mio cervello è sta... Stanno facendo male le mani per il time event, lo giuro. C'ho l'avambraggio, sta esplodendo. Ah, cazzo, è vero che mo ci stanno loro. Finché è ancora non va giusto, vabbè, giustamente. Dai. Non mi devo neanche colpire perché mi si toglie la barra altrimenti. Queste animazioni ricordatele perché in Bayonetta 2 le rivedremo con, in un'altra salsa. No, vaffanculo! Oh. Vabbè, praticamente voi volete, non volete che la faccio. Perché, oddio, ne manca uno! Ne manca uno! Concentrazione! Non mi devono colpire! Vaffanculo! Sì! Sì! Senti lo spammino! Vaffanculo. Non ti avvicinare. No. Mamma mia. Perché non è... Perché? È vero, devo ucciderceli. Mi sono dimenticato che devo ammazzarli, non devo solo farli. Mannaggia i... Seccatemi per favore. Porco Dio. Ma scusa, ma non c'era scritto tipo usali e basta? O sono io che ho letto male? Esegui e tagli, sconfiggi tutti gli... Eseguili e va. Ma fateli cazzo, ti cazzo due, che cambi 100 danni, vai! Ah!
Ok. La cosa può durare di meno. Ho capito che devi fare la figona, però ci abbiamo del tempo. Ah, cuccia. No. Vai. Ok. Così ne abbiamo fatto uno. A fare la figura è importante. Eh sì, soprattutto se sei baionetta. Anche se quel design più bello che c'ha suo, secondo me è quello del 2. Perché io sono più tipo da capelli corti. E là. Vuoi scappare invece? Ok. Sto facendo come si faceva un tempo per te cose. Affanculo. Concentrazione. Dove sta quell'altro? È là. E lo sapevo, vaffanculo. No. Che qui c'è una serie di cancri. Perché questi c'hanno. Questo è sempre il problema. In realtà non sono loro cancri, È il problema sempre dei 60 fps. Che bene o male, nel suo essere bello, fluidifica le animazioni e le rende più veloci. Quindi c'ha meno frame. Spacco tutto. Avete rotto i coglioni. Mannaggia. Ma vattene a fanculo. Dai, vai a cagare. Via. Volevi. Dai, cagare tutti quanti. Vaffanculo. Me la rifaccio per cazzi miei sta cosa. Basta, non mi ha di sprecare tutta la live a fare sta roba. No, non devo. Ok. Non devo di nuovo. Mi sto rincoglionendo, raga, Si è fatta una certa pure per me, Io mi sto completamente rincoglionendo. No! Solo un'altra volta. Un altro paio di volte e poi ci rinuncio. Accuccia, dai. Capita anche a me. È tardi, post lavoro.
Bella! Ne prendiamo una extra dal primo round. Tanto siamo 4 a mezzanotte, sono contento. Volevi? No, vaffanculo! Oddio. In questo momento vorrei giocare a 30 fps, ve lo giuro. Ve lo giuro. Hanno veramente delle robe che senza frame sono. No, vaffanculo. Fa male dall'avambraccio, no, non lo faccio sto quick time event. Tanto mi pare che lo secchi comunque. Ok, sì. No, perché se no mi partono gli avambracci. Vaffanculo! Fatalità hanno sti cosi? Schivare, cazzo, il mio onore da gamer mi dice non posso fermare, non devo mollare. Ma dai. Colpitemi. Anzi no, col cazzo che mi colpite. Fermi. Ci si prova fino alla fine. E là. Dai dai, via, concentrazione.
Dicevamo. C'è un modo. Io veramente adesso non si può fare. Ti voglio come il paradiso risoluto, immortale. Eh no, non c'è modo. Avete rotto il cazzo questa cosa, eh? Vaffanculo. Volevo recuperare con la cosa. Cioè magari finiamo questa e finiamo oggi, eh. Dipende quanto ci metto. Fanculo, l'hai fatto proprio quando non dovevi, pezzo di merda. Mi sto facendo prendere dalla fretta. Non devo essere frettoloso. Biri. Tanto mi sto morendo di caldo. Sto morendo di caldo. Ci hai provato ad attaccarmi, stronzo. Morto il fratellino. Dai, dai. Non l'ho sciotto, mi sa. Ma fanculo. Devo stare attento perché questo è l'ultimo.
Che cazzo è successo? Vabbè. Mi ammazza tutti quanti. Oh, via. Che parto. È stato un parto. Gesù santissimissimo, mi fanno male gli occhi. Oh. Mamma mia, andiamo via. Via, non voglio più vedervi. Dai, sì. Meno male. Oh. Mamma mia. Mamma mia. No, 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 no. Porco puteno. No, no. Via, via, non voglio più vederlo sto posto. Ancora voi due. Oh madonna, ma che è? Ma è una tortura. Ma vai via. 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 No, fa culo. Ma qua. Ok, uno dei fratelli lo abbiamo seccato. Bella. Oh mio. Non l'ho preso. No. Sto morendo. Questi sono il mio tallone da che. Altri due, ma siete dei. Niente. Dai, e muore, non rompere i coglioni. Madonna mia. Raga, io lo so che sembro tipo mongappato, eh. Lo so. Ma ve lo giuro. Questo purtroppo è. Mamma mia. Guarda lì che ti attaccano pure quando lì. Mamma mao. Vaffanculo. Che vorrei farvi almeno vedere il demone quello bello. Meno c'è un po' di cose strane. Sembra Guardate, voi siete proprio gli ultimi che me si devono mettere davanti. Ah. Ha ha!
come Mussolini, dai. Madonna, che belli gli artigli! Scusate. Allora. Eh beh, forma da leopardo serve a quale... Che poi non so che cazzo è. È un giaguaro, mi sa. Sì. Leopardo, che cazzo? No, non posso. Un po' di pace alle mie mani. Stai hiding something from me? Come on. Io lo adoro il cameraman di questo gioco. Bello che balla. Questo qui è che è tanto. Cheating on me, haven't you? Someone else caught your eye? Bellino. Oh dear. È alta un cazzo e mezzo. Something tells me I'm going to regret this. Sì, non lo fare. A 4 di spade. Vabbè. I'm not normally one to play savior, but I suppose I can make an exception. Ha creato uno scudo per proteggere la bambina. Ah, c'è anche la barra della bambina. Cucciolina, non ti tocca nessuno finché ci sono io, dai. Ehi, hey. Bani. Buonissimi tutti. Che non ci sto capendo più un cazzo. Quella. No zio, non credo. Mi sono ripreso. No, sbagliato. Che belli sti achievement, l'amore della mamma. Stava cantando una canzone. Was I just singing? È bellissimo vedere un altro lato del Bayonetta, perché solitamente è tutta molto pomposa. Ma infatti è un po' strano, perché non si capisce chi è sta bambina, eh. Non per niente. If there's two things I hate in this world, it's cockroaches and crying babies.
Well, a crying baby cockroach would be truly terrible. Uno scarafaggio che piange. Yes, mommy. Così, in realtà questa bambina penso sia la raffigurazione della player base che dice mommy. You've got to be a strong little one to survive in a place like this. What's your name anyway? Sereza. Sereza. Bellina, che tra l'altro questa è quella che hanno fatto vedere in Bayonetta 3, palesemente, però vabbè. Where are you from? I'm from my house. Well now, I'll hazard a guess this isn't your home. Dove lavori? Lavoro presso il mio lavoro. My daddy told me to come here. And whereabouts is this daddy of yours? He was at work, but now I don't know where he's gone. I want to go home. Cioè gli arriva tipo al, vabbè, telecamera birichina sempre. Yes, mommy. È la player base, palese. Come now, little one. I'll help you out of here, but that's all. È carina. And you have to promise there'll be no crying. A single tear and you'll be crying alone. Got it? Ok, mommy. Adesso c'è voluto un attimo. Tra l'altro pure il colore dei fili che c'è tra i capelli. Vabbè, si è capito. Su, non volevo sta dio che cazzo è questa bambina. Ma tra l'altro c'è effettivamente in giro la bambina? No? Sento zampettare. Dai, cerchiamo di finire questo capitolo così stacchiamo per oggi. Che si sta facendo comunque una certa, anche se siamo comunque 4 a mezzanotte e mezza. Madonna, mi hai fatto prendere un colpo. Quanto è alta? Mi arriva al ginocchio. Ma che cazzo ti sei magnata, Bayonet? Cazzo, Bayonet. Quello. No, voglio usare questo come arma. Il paletto. Cazzo ci facevi là, Sereza? Sereza, allora, però tu devi un attimo capire che te devi allontanare. Non sto capendo. Ah, ecco perché ti mettono i paletti. Figata, me l'ero dimenticato sto dettaglio. È tipo Bayonetta prima degli SOS. È letteralmente Bayonetta questa bambina. È una figata perché Bayonetta, per stare a fianco a lei, sta nel mondo vero, mentre gli angeli appunto si trovano su un altro piano di esistenza. E quindi come li colpisci? Perché non li posso colpire perché non sono sullo stesso piano. Però se prendo un paletto glielo posso tirare addosso. Questa è una ficata. Corri, corri, corri i mortacci tuoi. Corri, corri, corri. Via, 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 via. Mi aspetta, arrivo. Guardala che prova. Vaffanculo. Non mi toccare, non mi toccare, Sereza, che ti spacco i denti. Ea. Ea. Aio, che dolore. E non c'ho robe per fartelo. Non mi fai avvicinare. Scusa. E non mi fai... E non mi posso avvicinare, zio. E non vale. E scusa. E perdonami. Vabbè, morta Sereza. Che cazzo devo fare? Si è buggato, non mi faceva andare. Ma vaffanculo. Tra l'altro non è morta Bayonetta, è morta Sereza, quindi c'è il pupazzetto. Ma giustamente... Ma vaffanculo però, eh. Che cazzo. Let me
Ah, allora, rotto il cazzo, ma vuoi lasciare perdere sta bambina? Ma è sì, un pedofilo. Guardala come corre, porco Dio! No! Te prego, non ti ribuggare. Ok, meno male. Pensavo si ribuggasse un'altra volta, era la fine. Che bellina come zampetta in giro. No, non fare queste cose davanti alla bambina. Non l'ho preso. E gna. Oh vabbè, non abbiamo già preso le Durga. Mi sa che mi sono appena perso un trofeo, un tesoro, però va bene. Sì, mi sono palesemente appena perso un tesoro, porca puttana. Va bene. Hey. This is probably how you got lost to begin with. Mommy. Don't worry. It's always scary the first time you see them. Se, vabbè, non doppi sensi, non... Oh, yes. Your kind invitation. I do hope you've prepared dessert as well. Tutto balla, vagos. What a lovely tea party. And dancing, too. Mm-hmm. Cereza, my dear, watch and learn. È bellino, vedi però che fa tutta la duretta, però intanto ci tiene la bambina. È là. Beh, allora, non mi tocca Cereza perché ti spacco i denti. Oh, ma hai rotto il cazzo, eh? Bastardi. Fermo. Gesù Cristo. E tu? Oh, mani, che cazzo? Ah, io gioco io volevo, no. Questo non ho capito se è tipo giapponesi pedofili o non ho capito, non l'ho mai capita questa cosa. Però effettivamente sembra molto ambiguo. Ma te la sei attaccata al muso? Allora. Ah,
cazzo fa? Però gli ci tiene, la riprende. Ma hai rotto il cam, ma che è? No! Madonna che culo! Che fight di merda questo! No! Mamma mia, che schifo che ho fatto. Porca puttana. Perché Bayonetta c'ha un'aureola? Perché non è Bayonetta. C'è una Bayonetta angelica? Questo era il demone che volevo farvi vedere fin dall'inizio. Il demone, l'angelo. Perché è una santa, più o meno. Bravissima, Serezza. Pioppa. Ci abbiamo due gnoppolone, sono meglio che una, no? Voglio niente che pivella. Tra l'altro queste sono state fatte in motion capture, quindi immaginatevi qualcuno che fa ste... Abbiamo finito di fare le... Quanto mi dà il cazzo sta cosa delle cutscene che è mischiata al framerate e improponibile. E hai rotto il cazzo, eh? Sapevo che facevi qualche cancrata. No, buona. Che ci bannano. Gioia. E lei, no, questa la sapevo. È vero che tu sei dividi. Voglio farvi vedere la... Bayonetta c'ha gli attacchi torturanti. Secondo voi come la tortura una donna? Lasciamo perdere. Fanculo. Vieni qua. Oh.
vabbè, che dire. Che giorno è oggi? 30 ottobre ci hanno bannato. Sappiatelo, perché quello è ban. Dov'è? Oh. E su, dai. Che bella che è gioia, mi piace veramente tanto. Questa non è neanche... Non mi ricordo qui. È stato bello finché... No, ma tanto questo non è un nemico unico, eh. Questo lì... Sono dei momenti in cui te ne trovi tre insieme. Il valzer dei pattinatori... Sono i pattini quelli di ghiaccio, questi. Eh sì, sono i pattini di ghiaccio. Questi sono bellini. Fatemi salvare, per favore, perché... Manca solo che dopo tutto sto puttanaio non salviamo pure. Puttanaio un po' in tutti i sensi della frase. Ma è bello che in tutto sto putiferio ci sta la Ah, sono dei militari, ok. Per oggi basta, perché sto capitolo durerà ancora tanto. Andiamo in... Vediamo se c'è qualcuno da... Da raidare, anche se è tardino, eh. Mezzanotte e 40, vorrei sapere che cazzo c'è stata raidare. Minchia, ma Slayer è toppissima, eh. 30 persone, ma complimenti. Sono contentissimo per lei. Complimenti. E stai tranquillo me stesso. E niente, ragazzuoli. Come ha detto Kaedux, è stato bello finché è durato. Noi ci vediamo lunedì. Si continua Kingdom Hearts. Grazie mille a tutti quanti per la compagnia, siamo 5 a mezzanotte 50, che per un signor nessuno come me è tanta roba. E niente, non è crashata neanche una volta, sono contentissimo. Ricordate sempre, Koji Gang fa bang bang. Buonanotte Kaderux, buonanotte, grazie mille per essere stato con me stasera. Anche gli altri che sono stati silenziosi più che altro, ma chi è? Che giuventaglia c'è? C'è Panzi, c'è Gredi, ma c'è Axel, tutta la serie. Buon weekend a tutti, sì, anche a te, Kaerux. Ci vediamo lunedì. Buonanotte a tutti, belli. Ciao, ciao.